Anche Piacenza aderisce all'arcobaleno di manifestazioni in giro per l'Italia per dire sì al DDL Zan. Se la mozione Zanardi contro il DDL Zan verrà approvata in consiglio comunale lunedì, siamo pronti a coricarci davanti al comune, al grido di non sul mio corpo. A parlare Davide Bastoni, presidente di Arcigay Lambda Piacenza, durante la manifestazione. In comune ci sarà presentata una mozione da parte di Fratelli d'Italia contro il DDL Zan e noi vogliamo assolutamente che il comune si pronunci contro questa mozione perché è stata scelleratamente anche proposta il 17 maggio, proprio nel giorno della giornata mondiale di lotta contro l'omobitransfobia. Ci sembra una cosa veramente grave e siamo pronti a scendere in piazza e a coricarci davanti a Palazzo Mercanti, al Comune, qualora si decidesse di approvare questa scellerata mozione. E la legge Zan aggiunge dei diritti per le persone omosessuali, lesbiche e trans e stigmatizza i reati d'odio e non stigmatizza le opinioni delle persone, non cancella la festa della mamma, semplicemente introduce un aggravante per chi istiga la violenza nei confronti delle persone a seconda del loro orientamento sessuale. È giusto che le persone si sentano al sicuro e quindi persone di tutte le età, ragazzi che vengono bullizzati, persone che vengono insultate quando passano per la strada, devono sapere di poter contare su uno strumento che le tuteli e che non le lasci sole.